Amici sportivi appassionati degli sport invernali, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Neve Sport. Oggi lo spettacolo della neve ci porta in Comelico, siamo in Veneto, nelle Dolomiti Patrimonio dell'Umanità per la 7ª Pitturina Ski Race, gara di sci alpinismo. Zona partenza, presidente del comitato organizzatore Michele Festini. Michele, cosa sta per succedere oggi qui a Sega di Gon? Beh, siamo qui a Cappella Tamai, la chiesetta di commemorazione dei caduti Cima Vallona. Qui la partenza oggi sta per succedere il finimondo, quasi 200 partenti che si sfideranno sulle nevi che per fortuna siamo riusciti a trovare come tracciato di gara. E quest'anno è stata un po' impegnativa perché il tempo ha fatto un po' tribolare tutte le organizzazioni, noi compresi, però insomma alla fine verrà un grande percorso, quindi una grande giornata, e poi c'è un sacco di gente che sta andando al raduno chilometri zero e noi stiamo cercando di spingere molto questo evento perché vogliamo creare l'evento nell'evento e credo che siamo sulla buona strada. Vi fermo un attimo, oggi siete qui in Comelico per la Pitturina Ski Race, cosa pensate di questa gara, come sarà la vostra giornata? Beh, la gara si promette bene, un po' caldo, ma insomma per il resto bene, e niente, prevedo che oggi sarà battaglia, molta. Se fosse anche il sole saremmo fuori budget. Grazie a voi. Tutto a posto con il materiale, con le pelli, sarà una grande giornata oggi alla Pitturina Ski Race. Sicuramente una grandissima giornata perché la Pitturina merita sempre la nostra presenza. Fai solo giro, vai a vedere gli atleti che passano su alla Malga. Sì, volevo andare a fare tutto il giro e vedere gli atleti. Sarà dura anche quella, però. Tutto è pronto per questa 7ª edizione della Pitturina Ski Race? Sarà una bella sfida, ci sono tanti avversari e speriamo vada bene. Ci terrei. Buona gara! Grazie mille. Sarà una grande giornata oggi. Sì, dai, è la prima volta che veniamo qua, guardiamo dai come va. Il vincitore dello scorso anno, come sarà questa 7ª edizione della Pitturina Ski Race? Come la vedi? Sorpresa, vediamo dai. Qua c'è un paesaggio un po' strano, però si dicono che è bella. Vediamo al traguardo come sarà la corsa, se saremo lì due o tre coppie sarà veramente dura. Ore 9:30 scatta lo start della 7ª edizione della Pitturina Ski Race. Sono oltre 200 i concorrenti suddivisi in coppie maschili, femminili e miste. Partono a piedi con gli sci nello zaino. Il tracciato segue il percorso proposto nella prima edizione con gli spettacolari passaggi a Cima Vallona e a Forcella Cavallo. Prima salita a piedi con gli sci nello zaino dalla zona di partenza a quota 1220 metri. Sono giunti da ogni parte d'Italia ed Europa gli atleti che non hanno voluto mancare all'appuntamento con la Pitturina Ski Race 2015. Da subito si porta al comando la coppia con il vincitore dello scorso anno, Ivo Zulian, con il compagno Thomas Trettel. La coppia è inseguita a breve distanza da Filippo Beccari e Roberto De Simone.
Dopo Pian della Mola, a quota 1500 metri, ci si porta a quota 2350 di Forcella Pitturina, poi discesa e ancora salita verso Cima Vallona, quota 2532. Le prime coppie a transitare su Cima Vallona sono quelle composte da Ivo Zulian e Thomas Trettel e Filippo Beccari e Roberto De Simone. Giunta a Cima Vallona a quota 2532, sci nello zaino, gli atleti corrono lungo l'affilata cresta che li porterà sulle nevi austriache. La neve è fresca, il divertimento è assicurato. Dal territorio austriaco si risale verso Forcella Cavallino, quota 2453. La prima coppia a transitare è quella formata da Filippo Beccari e Roberto De Simone, che si sono avvantaggiati su Ivo Zulian e Thomas Trettel. Il forte vento e le nuvole basse rendono tutto più difficile, ma la voglia di vincere viene prima di tutto. Raggiunta Forcella Cavallino, si levano le pelli e si scende verso Casera Pianformaggio a quota 1802 metri. Ad attendere gli atleti a Casera Pianformaggio, tanto pubblico arrivato qui con ciaspole e sci ai piedi. Un'escursione tra paesaggi fiabeschi per vivere in prima persona la gara e tifare i propri beniamini e poter dire io c'ero a chilometri zero. Al
all'arrivo di Sega di Gon, i primi a tagliare il traguardo sono Filippo Beccari e Roberto De Simone con il tempo di 2 ore 22 minuti 48 secondi. Secondo gradino del podio per Ivo Zulian e Thomas Trettel con un ritardo di 3 minuti e 43 secondi. A completare il podio la coppia composta da Lois Craffonara e Michael Molling. Primi al traguardo tra le coppie miste Gino Caneva e Cecilia De Filippo. La prima coppia femminile a tagliare il traguardo è quella composta da Federica Oesler ed Elisa Compagnoni con il tempo di 3 ore 17 minuti 19 secondi. Seconda posizione per la coppia formata da Monica Sartogo e Anna Finizio. Diciottesima assoluta e prima tra i master la coppia formata da Paolo Roccon e Mauro Bettin. Prima coppia femminile all'arrivo, com'è stata? Bella madura? Sì, una bellissima gara sempre qua e ho avuto paura un po' nella prima discesa, c'erano tantissimi sassi, però siamo andate con un ritmo un po' più con calma, insomma, e siamo andate bene, dai. Le avversarie non le avete mai viste? Le abbiamo intraviste nella prima discesa, in fondo alla prima discesa, e dopo abbiamo aumentato un po' il ritmo e allora siamo contente. Come avete trovato il percorso? No, il percorso è davvero stupendo, bellissimo, e la pitturina merita sempre di essere corsa e sono davvero contenta poi di averla vinta insieme alla mia amica Federica, e meglio di così non potevo andare. La coppia vincitrice di questa settima edizione della pitturina Ski Race, intanto innanzitutto com'è stata? Beh, direi che abbiamo fatto un'ottima gara oggi, siamo partiti un po' tranquilli, siccome abbiamo fatto una gara ieri, e sulla seconda salita poi abbiamo accelerato un po' e in discesa abbiamo raggiunto i nostri avversari, abbiamo preso la testa della gara e sull'ultima salita poi non ci siamo fatti più accappare e direi che abbiamo finito bene, dai, questa gara oggi, siamo contenti. Come avete trovato il percorso? Un percorso molto lungo, che richiedeva molta resistenza, è una delle prime gare lunghe che facciamo, quindi è stato molto faticoso, discese diciamo con la neve abbastanza difficile, non ce n'era tanta, quindi anche in discesa bisognava stare attenti, bisognava saper sciare. Mauro Bettin, una vecchia conoscenza della mountain bike, oggi qui alla pitturina Ski Race, com'è andata? Ma è stata la prima gara, è molto, molto bella, lunga e tecnica, però ci siamo divertiti e speriamo che ce ne sia ancora così. Mauro, ma è più dura la bici o il sci alpinismo? Lo sci, perché non ci siamo abituati, però è molto divertente, è simile alla mountain bike. Michele, siamo all'epilogo di questa settima edizione della pitturina Ski Race, un grande successo anche quest'anno.
Sì, oltre ogni più rosea aspettativa, il meteo non ci ha aiutato, siamo riusciti lo stesso a trovare un tracciato degno della Pitturina, quindi una grande settima edizione, è filato tutto bene, grandi nomi hanno vinto e hanno onorato questa edizione, quindi siamo contentissimi. Appuntamento al prossimo anno? Appuntamento al prossimo anno, vediamo, proporremo una candidatura, vedremo se andrà a buon fine, comunque noi siamo proiettati sul 2018, per cui vediamo se sono rose fioriranno. Nuovo appuntamento con le Smart News, le notizie da San Martino di Castrozza, Passorolle, in Trentino. L'AMSI, Associazione Maestri di Sci Italiani, organizza e gestisce la squadra Demo Team Italia, chiamata a rappresentare il nostro paese nel prossimo Interski 2015, che si terrà a Ushuaia, in Argentina, dal 5 al 12 settembre. Interski, arrivato alla sua 20ª edizione, è il momento per eccellenza di promozione internazionale dello sci. Vi partecipano 37 nazioni dei 5 continenti e si sviluppa in una settimana di workshop, spettacoli sulla neve e momenti di confronto su tecnica ed insegnamento. Di questo importante appuntamento, AMSI ha scelto la Schiare a San Martino di Castrozza Passorolle per gli ultimi allenamenti del Demo Team Italia. Dall'8 all'11 marzo i migliori istruttori nazionali si prepareranno ai piedi delle pale di San Martino e martedì 10 marzo mostreranno in anteprima sulla pista di Colverde, illuminata per l'occasione, la coreografia con la quale il Demo Team Italia si presenterà all'importante kermesse internazionale. L'Interski, come i giochi olimpici e i campionati del mondo, ha luogo ogni 4 anni e per l'occasione tutte le scuole di sci e di snowboard del mondo effettueranno dei momenti di confronto sulle varie tecniche e sulle soluzioni didattiche e si impegneranno anche in discese spettacolari, massima espressione del gesto tecnico, dove lo spettacolo e la coreografia saranno in primo piano. In pratica ogni nazione ha l'obiettivo di dimostrare quale livello sia possibile raggiungere attraverso il gesto tecnico più affinato. Per questo sarà uno spettacolo con evoluzioni di altissimo livello e molto spettacolari. L'appuntamento è a San Martino di Castrozza a Passorolle dall'8 all'11 marzo sulle piste di Colverde per vedere in azione la Demo Team Italia. È stata presentata la 18ª edizione della gara internazionale Gaerne MTB Trophy, la manifestazione che aprirà il 14 e 15 marzo la stagione del cross country italiano. Ospite d'eccezione Marco Melandri, che con disponibilità e amicizia ha indossato la divisa da biker e pedalato sul percorso del 18esimo Gaerne MTB Trophy.
essere qui in Gaerne a presentare il 18° trofeo Mountain Bike Gaerne e purtroppo non potrò essere presente alla manifestazione perché saremo a provare, però sono sempre molto appassionato di bici, sia strada che mountain bike. Qual è il tuo rapporto con le ruote grasse? Ma mi piace, sono di fatto faccio più chilometri su strada, però anche la mountain bike mi piace perché comunque la mia ragazza è di Madonna di Campiglio, quindi d'estate offre dei percorsi e dei panorami mozzafiato e è un modo per stare a contatto con la natura e allenarsi, credo che non abbia paragoni con nessun altro, quindi è uno stile di vita. Mauro De Bortoli, presidente del Gaerne MTB Team, ha illustrato la 18esima edizione del Gaerne MTB Trophy. Sarà un percorso che si ripropone nella tradizione, senza però trascurare le esigenze del presente. Non manca nulla al tracciato di Maser con i suoi 5,2 km e 230 metri di dislivello. Tratti tecnici, single track e alcuni ostacoli artificiali che renderanno spettacolari le fasi finali di gara. I migliori team nazionali e stranieri saranno presenti a Maser il 14 e 15 marzo e potranno acquisire punteggio per il ranking internazionale della Coppa del Mondo. Ma sarà anche e soprattutto un primo test ufficiale dove confrontare mezzi e preparazione atletica in vista della nuova stagione agonistica. E con la parentesi dedicata alla mountain bike si chiude anche questa puntata di Neve Sport, che vi dà appuntamento alla prossima settimana.